Sì, oggi vi porto a vedere un posto spettacolare. Siamo fatti mezz'ora di sentiero a piedi, una mulettiera clamorosa, però per poi arrivare in un posto che è mozzafiato, cioè è assurdo. E nulla a parte, vabbè, oggi abbiamo fatto anche un po' di giri, siamo andati in cima all'Argentario, abbiamo fatto tipo mezz'ora di sterrato per arrivare proprio in cima allo sterrato, per arrivare in cima all'Argentario, scusate, e da lassù c'è proprio una vista clamorosa con l'isola del Giglio davanti, davvero davvero figo. Poi avevamo letto che c'era questo posto che si chiama Cala Mar Morto, che è praticamente famosissima, cioè, per il suo tramonto e per come è fatta proprio di suo, perché ci sono delle piscine naturali che si sono formate con gli scogli, che adesso poi vi faccio vedere. E niente, abbiamo fatto, vabbè, questa camminata di mezz'ora in mezzo a proprio al nulla, proprio una mulattiera che già è figa, però devo dire che ne è valsa davvero davvero la pena. E oltre a questo, poi vabbè, oggi abbiamo fatto anche un po' di giri qua sull'isola dove siamo, e devo dire che sono dei posti che merita davvero tanto visitare. Comunque poi li vedrete anche nei video, nei prossimi video. Adesso poi c'è da andare a vedere una riserva naturale. E intanto adesso vi faccio vedere 2 minuti questa piscina. Potuto vedere, come vi dicevo, questo posto è fantastico. Vedete tutto qua. Guardate che figo. Diciamo che qua, proprio questa zona qua dell'Argentario, è davvero, cioè merita davvero tanto venire a visitarla. E noi siamo, vabbè, all'incirca a 40 chilometri dove abbiamo trovato il campeggio da qua. E niente, oggi abbiamo preso la macchina, c'era un traffico davvero importante,
Però a parte quello, poi siamo entrati in una strada di montagna e col navigatore ci ha portato, si può dire, in cima alla mulattiera. E nulla, io adesso stiamo cercando, abbiamo visto che ci sono un sacco di altri posti che merita andare a vedere, voglio farvi vedere anche a voi. Quindi nulla, in questi giorni man mano che li scopriamo vi faremo sapere. Potete anche guardare sulla storia di Instagram, se andate a seguirmi, @cc, e durante la giornata pubblico delle storie lì anche sui posti che troviamo. E quindi nulla, vi lascio ancora 2-3 immagini di questo splendido tramonto e ci vediamo in questi giorni. Ciao! Sicuramente i più attenti di voi avranno notato questa maglia, che è la maglia del mio canale. Potete mandarmi un'email se la volete e poi ovviamente aprirò un contest per chi la compra di taggarmi nelle storie di Instagram, così vi riposterò le storie dei vostri viaggi che farete sul mio canale. Ciao ciao!